Consegna degli attestati sarà intervallata da esibizioni di alcuni giovani talenti e di altri già affermati, in un susseguirsi di canti, balli e poesie. Vorrei immergere cuore e mente in acqua battesimale, rinascere fra voli di bianche colombe, librare in un cielo terso palpiti di fede, di purezza, e creare un varco di luce che sciolga false ideologie, dare volto a sospirata libertà cinta da invisibili catene. Vorrei schiudere gli occhi su albe rosate volte al verde della speranza. Vorrei tendere le mani sull'universo ed abbracciare il mondo. Madre, fra le tue braccia possenti germoglia la vita, e fra le tue braccia svanirò nell'immobilità del suolo, fragile meteora apparsa in un giorno di sole. Oh!
Grazie, un buon proseguo. web.eu. Grazie. È bellissima. Hanno fatto le cose in grande. Mi sembra di essere tornata ai tempi di Montalto, quando si facevano quei bei quadri d'argento, Gianni Argurio a testa. Facciamolo vedere. Grazie tante a tutti. Grazie, grazie a tutti e benvenuti in questa zona storica della nostra città, definita addirittura da Michele Amari, che era un grande arabista. Lui scrisse Storia dei musulmani in Sicilia, la dominazione araba in Sicilia, e sono degli studi approfonditi di Michele Amari, che era palermitano, però siciliano veramente sotto tutti gli aspetti, anche perché nessuno meglio di lui riuscì ad indagare questo periodo particolare della storia della nostra città, cioè la presenza appunto della dominazione araba. Perché vi dico questo? Perché lui definì questo luogo dove noi oggi ci troviamo il Campidoglio di Messina. E perché il Campidoglio di Messina? Perché proprio qui si svolsero fatti memorabili, battaglie, eventi, prodigi da parte della Madonna, la famosa Dama Bianca, durante la rivolta del Vespro del 1282. E questo è proprio l'anno di nascita di questo santuario, di questo luogo sacro alla memoria dei cittadini messinesi. Ecco lo scopo della nostra associazione messinaweb.eu, ma anche di padre Lorenzo Campagna, che vedo qui affacciato proprio nel portale della chiesa, instancabile animatore anche lui di iniziative culturali che tendono a rivalutare, a valorizzare questo luogo, ahimè un po' abbandonato dalle istituzioni, è vero padre Lorenzo, anche perché è un sito che ha una storia appunto antica, come vi dicevo e come vi dirò ancora meglio più avanti, ma anche perché c'è una festa bellissima, una festa veramente suggestiva, splendida, che è la festa della Colomba, che non so quanti messinesi conoscono. E la festa della Colomba è una festa particolare che si svolge proprio qui, col volo appunto della Colomba, e ricorda questo evento prodigioso che avvenne il 3 giugno del 1294. Quindi lo scopo di questa serata, oltre che dare spazio agli artisti messinesi, che sono veramente tanti e tutti bravi, qui abbiamo appunto una degna rappresentanza, è proprio quello di rinverdire i fasti di questa tradizione, fare in maniera che questa festa diventi una festa istituzionale, cioè come lavare i giganti, come la processione delle varette del Venerdì Santo, come la processione del Vascelluzzo, il famoso Corpus Domini, tutte queste feste che sono ormai feste cittadine, anche la festa della Colomba, la festa di Montalto, deve diventare una festa cittadina, quindi inserita nel calendario delle manifestazioni messinesi e come tale sostenuta dalle amministrazioni locali. Mi riferisco all'amministrazione comunale, mi riferisco all'amministrazione provinciale. Beh, vediamo adesso. Consegna la targa di ringraziamento il dottor Giovanni Cammareri, storico trapanese. Ah, mi fa piacere rivedere qui Giovanni Cammareri, che io ho conosciuto durante una puntata della trasmissione che faccio con Mino Ricordari, Ieri, Oggi, Domani. Giovanni Cammareri fu portato da Rosario Fodale, mi pare che stasera è venuto così per fare un'improvvisata, Rosario, che manco lo sapeva. Giovanni Cammareri, adesso darò la parola a lui, è uno studioso, ma veramente grande studioso, di tradizioni, di feste popolari della nostra Sicilia. Ha scritto uno dei tanti libri, ma questo libro è veramente monumentale. Vieni Giovanni, vieni, ci diamo il tu fra noi studiosi. Ha scritto un libro veramente splendido, monumentale, però con un taglio giornalistico, cioè non è il solito libro barboso per addetta ai lavori, lo possono leggere tutti. In questo libro ci sono anche non solo descritte le feste così come avvengono, ma anche le impressioni, i sentimenti. È difficile, cioè un reportage alla ricerca di queste tradizioni, di queste feste che, ahimè, vanno scomparendo perché sono contaminate da elementi di disturbo contemporanei. Lascio la parola al caro amico. Beh, o quantomeno vanno cambiando. Innanzitutto buonasera, io sono qui in modo quasi casuale, più che altro ho voluto fare una sorpresa agli amici, a Rosario Fodale, al professore Principato, o Nino Principato. E poi vorrei puntualizzare una cosa che spesso e volentieri
mi appiccicano e che mi pesa non poco come fardello. Beh, qui hanno detto che sono uno storico trapanese, sono trapanese, ma non sono uno storico. Mi autodefinisco più che altro un cultore di tradizioni popolari, di tradizioni religiose, visto che la nostra Sicilia è piena di queste feste. Grazie. Giovanni, io ti ringrazio, non sono professore, sono architetto, sono un dilettante, ecco, della storia, della cultura, mi piace affrontare questi temi, perché sono temi che mi affascinano, penso affascinano anche voi, cioè conoscere la propria storia, apprezzarla male significa anche riappropriarsi delle proprie radici, noi ne abbiamo tanto bisogno, non fosse altro che questo famigerato del 1908 ci pesa ancora oggi, con la classe politica che purtroppo è stata quella venuta dopo il terremoto, le cavallette, quelle che hanno pensato che Messina era di conquista. E ancora questa città è terra di conquista, purtroppo. Volevo anche dire, e finisco a Giovanni, che noi abbiamo molte cose in comune, è vero, Messina e Trapani. Abbiamo in comune un santo che si chiamava Sant'Alberto, che ne dicono gli ericini? Sant'Alberto per me è nato a Trapani ed è vissuto tantissimo a Messina. Ha compiuto i suoi miracoli a Messina, è morto a Messina e nel 1303 Sant'Alberto, sai cosa fa? Cioè invoca l'aiuto divino della Madonna contro i francesi, da capo una volta, ci ritorniamo, 1282 rivolta contro i francesi, 1303 ci tenta Roberto d'Angiò e Sant'Alberto che grazie alla sua intercessione riesce a far venire in porto 3 navi cariche di grano per sfamare la popolazione affamata, il Vascelluzzo ricorda proprio questo ed è un santo comune a Trapani e a Messina e muore nella nostra città. E allora, visto che ci siamo... diciamo che la disputa per i Natali di Sant'Alberto è una cosa che ha appassionato moltissimi studiosi a Trapani. Sì, con molta probabilità Sant'Alberto è nato a Trapani, però è anche vero che aveva la madre Ericina, quindi non sappiamo di preciso come sono andate le cose. Comunque lì morì a Messina. Ecco, Sant'Alberto morì a Messina esattamente il 7 agosto del 1303 e visto che ci siamo, a Trapani è iniziato il giubileo che si concluderà proprio un altro anno per il 7° centenario della morte di Sant'Alberto e nulla vieta che nell'ambito di queste celebrazioni possiamo anche realizzare un incontro con Messina. Grazie, io chiamo qui la presentatrice qui, bene. Sì, ringraziamo ancora il dottor Cammarere, l'architetto principato, ed ascoltiamo adesso Salernitana, eseguita dalla banda musicale di Spadafora, la quale ha già eseguito in apertura Brulisan e Lino di Mameli.
Rosario Fodale, presidente dell'associazione messinaweb.eu, al presidente dell'associazione Banda Musicale di Spadafora, il signor Scipilia Antonino. È bene precisare che questi amici vengono gratuitamente per esibirsi a voi, insomma. Grazie, grazie Presidente. Prima che lei consegni questi premi, presentiamo questi artisti rapidamente. Carmelo Cacciola. Dov'è Carmelo Cacciola? Eccolo qua, accanto a me. Ecco, Carmelo Cacciola è lui. Io avevo preparato qualche breve recensione, adesso la abbreverò ancora di più, però chi vuole le recensioni complete, li vuole leggere, si può contattare, può contattare il sito, può collegarsi appunto col sito www.messinaweb.eu oppure con il sito del Santuario di Montalto, che mi pare www.santuariomontalto.it. Quindi in questi due siti ci saranno poi le recensioni complete. Vado a Carmelo Cacciola. Grazie. Si potrebbe trovare una sintesi come uno slogan di questa opera pittorica dove il protagonista appunto è il mare ed è rappresentato in tutte le sue espressioni. È potente, è in tempesta, è quieto alla struggente luce del tramonto, oppure è fremente di vita nel fragoroso frangersi delle onde sugli scogli, oppure è oleoso addirittura di una calma piatta, questo mare che prelude allo scirocco, no? Dove c'è questa spossatezza proprio dei sensi. È un mare che invita alla riflessione. Mare che secondo me siamo tutti noi, cioè noi vediamo il mare, però il mare siamo noi, con i nostri sentimenti, con i nostri scatti d'ira, con i nostri momenti di pace interiore. Maria Chiara Crisafulli, consigliere Pio Amodeo, consegna la targa e l'attestato. Con l'applauso vostro. Scusate se mi sto sostituendo alla presentatrice, non vorrei. Solo in questa occasione. E questi centri storici che sottolineano con la luminosità del colore una sicilianitudine, l'ho chiamata così perché chi è siciliano può capire cosa significa sicilianitudine, uno stato d'animo, no? Che è vista più con gli occhi dello spirito che con quelli del corpo. Abbiamo Elena La Fauci di Rosa, e questa signora qui che si sta avvicinando. Elena La Fauci di Rosa ha esposto le sue opere all'interno della chiesa, li potete vedere appena si entra a sinistra, perché stavano volando, ma c'è un motivo, non metaforico ma reale, perché lei raffigura spesso gli uccelli, ecco perché stavano volando, c'erano delle beccacce, ci sono delle cotornici, degli uccelli particolari perché sono disegnate a china, con una tecnica veramente preziosa, precisa, da miniaturista fiammingo. Io ci ho trovato veramente dei particolari che tante volte noi non cogliamo con l'occhio fisico, però l'artista con l'occhio dello spirito, con l'occhio del cuore, proprio dell'animo, riesce a cogliere. E poi i clown, guardateli con attenzione questi clown, non sono i soliti clown che vediamo così quando viene il circo qua nella nostra città. Questa l'attestato e la targa dall'assessore Pio Amodeo. Bene. Abbiamo Ugo Campo, che è proprio qui. Ecco, di Ugo Campo potete ammirare le sue opere proprio lì alla vostra destra, sulla parete laterale del santuario. È una pittura naif, però è un naif particolare. Non è il naif di Ligabue, non è il naif del doganiere Rousseau. È vero che sono dei pittori, diciamo, particolari, famosi, per quanto vogliamo. Però è una pittura naif che ha una grande freschezza, proprio come la pittura ingenua. E ci ho visto per esempio Cristo Re, l'avete visto il dipinto di Cristo Re con la torre campanaria? Bene, noi Cristo Re alle vostre spalle siamo abituati a vederlo così come lo vediamo nella realtà. Guardate veramente quella marina surreale, metafisica, la marina con la torretta, con la croce, le case e la targa. Bella targa e l'attestato dal consigliere Pio Amodeo. Bene, abbiamo Loredana De Francesco, eccola qua. Lei è Loredana De Francesco, una giovanissima pittrice, vuole fare parlare con i pittori, generalmente i pittori sono resti a parlare delle loro opere. Con Carmelo Cacciola abbiamo avuto così delle discussioni, abbiamo appunto sviscerato un po' quello che è la sua pittura. Io vorrei chiedere a Loredana De Francesco, ecco, cosa rappresenta le sue opere? Al di là di cosa può pensare il critico d'arte, io non sono proprio un critico ufficiale su tutti gli aspetti, sono un appassionato, un amatore di arte. È un pessimismo interiore.
è un pessimismo interiore, vero? Perché sono delle figure, sono quelle due opere con due sfondi di colori particolari, sono figure surreali, sono inquietanti e sono figure che ci scavano dentro. Cioè io mi sono trovato un po' inquieto a guardare quelle figure, ma la pittura deve essere anche questa. La pittura non è soltanto far vedere il bello, far vedere l'aulico, tutto va bene, sì, anche quelle pitture arte, no? Ma deve anche dare una scossa forte, cioè per dire noi possiamo essere così come queste figure che sono state dipinte da Loredana De Francesco. Sono figure che emergono da oscure profondità, sono delle profondità non fisiche, sono profondità proprio dell'anima, certo, dello spirito, nella quale sono immerse, e c'è questa totale immedesimazione, hanno dato, fra la figura e lo sfondo. Cioè la figura è viola, lo sfondo è viola, la figura è sul nero, lo sfondo è nero. Ecco, questa è la pittura di Loredana De Francesco, che riceve anch'essa la targa e l'attestato da parte del consigliere Pio. Penso che abbiamo finito. Chi c'è? Bravo, è un bravissimo ritrattista. Direi pure che il disegno, il ritratto, è il banco di prova degli artisti. Molti pensano che fare la pittura informale sia una cosa facile, e allora uno guarda un quadro astratto, guarda un quadro di Lucio Fontana con i buchi e dice pure mio figlio lo poteva fare. Non è così. Molti artisti arrivano all'informale, all'astratto, partendo dal figurativo. Pablo Picasso era un grande figurativo, Salvatore Dalì, però Pablo Picasso poi arriva al periodo del cubismo, della scomposizione, quindi della dissacrazione della figura. Ricordate Guernica, no? Però Picasso attraversa vari periodi, il periodo rosso, il periodo blu, da Michel d'Avignon, eccetera, dove c'è proprio il figurativo. Bene, il nostro artista, Alessandro degli Espositi, dà una dimostrazione di grande maestria, di grande senso della forma, del disegno soprattutto. Cioè questo ritratto di Elton John non è valido soltanto per la somiglianza grande con questo cantante che tutti noi conosciamo, ma perché è un ritratto dell'anima, perché uno ci vede veramente quello che può esprimere Elton John. Lo stesso per le mele, lo stesso per la Marina. Ecco, è un altro ritratto femminile che mi ha colpito tantissimo. Cioè nel Rinascimento si diceva sempre, e purtroppo è stato abbandonato un po' questo uso, che il pittore doveva prima saper disegnare, ecco l'accademismo cosiddetto, no? Ma il disegno è la base, la partenza. Soltanto un artista in tutti i tempi, passati, presenti e penso pure futuri, si poteva permettere di dipingere senza disegnare, con la tela nera, tutta nera o bianca. Era Michelangelo Merisi da Caravaggio, che fu anche a Messina. Lui dipingeva senza disegno preparatorio, però lo poteva fare, ecco. Però il disegno è fondamentale e il nostro artista Alessandro degli Espositi ha dimostrato di essere capace in questo senso. Bene, la targa viene consegnata insieme all'attestato, mi pare abbiamo finito con questa prima tornata di premiazione. Grazie. Qualcosa si appoggiò sulla mia spalla e tutto si colorò d'azzurro. Bussai alla tua porta, mi si aprì subito, entrai e nell'immensa vastità di silenzio conobbi l'inizio del tempo. Corsi da te, Signore, posai il mio sguardo sul tuo volto, mi chinai a baciarti i piedi come servo fedele, finché l'anima mia più grande del cielo si trasformò per te, Signore, in dimora di carità. Bussai alla tua porta, Signore, perché volli fortificare la mia fede, essere del tuo gregge uno qualunque per imparare ad amare. E quindi chiamiamo sul palco gli artisti Venera Finocchiaro, Leonardo Finocchiaro, Giuseppe Gardi, Maddalena Herrera, Paolo Gaudenti e Natalia Lisitano. La parte del circolo archeologico Codreani, che a Messina negli anni 60, 67 in poi, ha fatto l'archeologia della nostra città. Lui, insieme agli altri amici, ha contribuito a retrodatare la storia della nostra città di oltre 2000 anni di storia, scusate se è poco, con i ritrovamenti archeologici. Per cui Dino, un applauso te lo meriti veramente, anche se adesso sei nell'ombra, veramente tutto tale, te ne sei uscito fuori dalle attività archeologiche. Tutto quello che c'è al Museo Paolo Orsi di Siracusa, è vero? E in parte al Museo Regionale, è frutto del lavoro di Dino, di Francesco Bono, di Andrea Bambaci, io ci ho pure lavorato, tanti altri amici, adesso non mi ricordo, Luigi Montalbano, comunque tutti amici, studenti che allora andavamo, Salvatore Segre, andavamo in giro a riscoprire la Messina archeologica. Bene, veniamo adesso al dunque. Venera Finocchiaro, di te Dino ho parlato, e di Venera mi ha colpito appunto questa sua grande padronanza tecnica,
cromatica e compositiva. Chi è una pittrice figurativa iperrealista, quel muso di gatto, l'avete visto tutti, uno lo può toccare, e se tocca quella tela non tocca il colore, ma tocca il pelo, è vero Venera, io vedo così, no? Oppure per esempio quella bimba iraniana che esprime in un suo silenzio rassegnato tutto il dramma di un popolo. Bene, Venera Finocchiaro, il premio ti viene consegnato da Pippo Lombardo, l'attestato e la targa, con i complimenti per sempre maggiori successi. Maddalena Irrera è qui. Vieni Maddalena. Allora, caro Dio. Bene, allora Maddalena Irrera. Maddalena Irrera. Anche per te la targa e l'attestato. Però con lei, maestro. Io li chiamo tutti maestri perché gli artisti per me sono tutti maestri nel loro campo, nel loro settore, sicuramente. Bene, io in Giuseppe Gaddi ho visto due momenti. Il primo momento dove c'è il profumo, la luce, i colori del Mediterraneo, è vero? Che trasudono nei paesaggi, l'avete visto, no? Dalle bianche e solari architetture isolane, cioè proprio questa architettura abbacinante e abbacinata dal sole. Che... Bene, maestro Pippo Lombardo provvede alla premiazione. Un attimo solo che prendo qua le carte. Dare un attimo di tempo perché qui è tutto improvvisato, eh? Prima vorrei qua Paolo Gaudenti. E Natalì la lasciamo per ultima, ma non per ultima, perché gli ultimi saranno i primi, eh? E allora solo acquerelle, lei usa solamente l'acquerella, esatto. E c'è questa freschezza del tratto, questa immediatezza del disegno, questa delicatezza nelle trasparenze dell'acqua. L'acquerello è una tecnica abbastanza particolare e abbastanza difficile, direi, no? Perché l'acquerello, contrariamente alla pittura a olio, non ammette ripensamenti. Cioè col colore a olio si può benissimo correggere, pensate al grande Antonello da Messina, non Salvatore Mundi, che dove si vede le mani benedicenti nelle due posizioni, perché lui poi se ne accorge che c'è una piccola sproporzione, anche il grande Antonello avete questi problemi, e lo ridipinge le dita. Bene. E veniamo a Natalì Visitano. Bene, se si vuole avvicinare, Natalì Visitano, è una pittrice sopra le righe, direi io, eh? Anche lei ha un suo stile, ha un suo genere particolare, anche lei ha molto da dire, ma non su quello che accade attorno a noi, ma su quello che accade sopra di noi, direi io, nel cosmo, no? Negli spazi siderali. Io nelle sue opere ci ho visto questo, il cosmo, gli spazi siderali, gli abissi galattici, se non è così me lo dice, perché quelli che si occupano di galattici generalmente magari interpretano delle cose che magari gli artisti non volevano dire. Per il primo da Pippo Lombardo abbiamo finito con questa seconda carrellata, buon proseguimento, grazie. Grazie.